Buongiorno e benvenuti in Spagna. Arrivati a San Sebastián. Abbiamo preso il pullman, molto comodo. Ci ha portato praticamente in centro, andremo su sulla parte vecchia. Spettacolo questa spiaggia, tra l'altro mi sa che ci deve essere una bella differenza tra bassa e alta marea. Ed eccoci in marcia verso Zumaia, la nostra prima tappa di oggi. Abbiamo deciso di non fare l'autostrada ovviamente, ma fare strade statali, strade interne, e ci siamo immersi subito nel verde di questi paesi baschi, circondati da cavalli. Direi forse che questa è la terra dei cavalli, da quanti ce ne sono. Cominciamo già con un accenno di panorami fantastici, nonostante la giornata non sia delle migliori, c'è un po' di nuvoloso. A qua quanti mezzi? Parcheggiati. E adesso arriviamo a Zumaia. Ciao cavallini! Colazione. Grazie. Daniela sta già assaggiando, eh. Che giorno è oggi? Oggi è domenica. Buona domenica. Adesso sta colazione ci sta, dai. Scelto di fare la strada normale proprio per questo motivo, godere di questi paesaggi, panorami, potersi fermare eventualmente se troviamo un posticino che ci piace. A bordo strada ne abbiamo visti parecchi, anche tra l'altro sotto gli alberi carini, con già gli accessi alla spiaggia molto comodi, quindi probabilmente sono molto più aperti qui anche al campeggio tra virgolette libero. Sì, esatto, abbiamo visto diversi California, comunque mezzi adattati per dormire in macchina un po' ovunque, quindi credo che la Spagna mi sembra molto più aperta da questo punto di vista. Adesso che paesaggi. Che posticini che ci sono dove fermarsi. Qua è un piccolo parcheggio a bordo strada pieno di van. Hanno passato qua la notte, però solo fermarsi qua e godersi dell'oceano è fantastico. Sound on. Il San Telmo, una scogliera che è spettacolare, si potrebbe arrivare anche in cima. Sotto i surfisti che fanno già pratica di prima mattina, probabilmente adesso c'è anche la bassa marea, quindi c'è tutta questa spiaggia a disposizione. Wow, che spettacolo! Da là si può arrivare, c'è tutto un sentiero che permette di arrivare fino in cima. Spettacolo.
arriviamo sulla punta, qui possiamo arrivare qua. Ora ci dirigiamo verso Guernica, o Guernica, devo ancora capire bene l'accento. Vediamo se fare strada normale o autostrada. Adesso vediamo un po' cosa ci dice anche Google. Siamo fermati a fare benzina subito dopo l'uscita dell'autostrada in direzione Guernica e ho visto un benzinaio che mi sembrava costasse poco, quindi metti la freccia, mi fermo. 1,69 dava il listino e fatto benzina e ho scoperto che c'è un ulteriore sconto di 20 centesimi al litro, quindi abbiamo pagato circa 1,49 più o meno, quindi direi che è tantissima roba. Siamo arrivati a Guernica, dove ci sono due cose principali qua a Guernica da vedere. Una è quella che vedete qua alle mie spalle, questo adesso è purtroppo solo il resto di un tronco di una quercia, perché già nel Medioevo i rappresentanti del paese, diciamo della zona, usavano riunirsi ai piedi di una quercia per poi per deliberare tutto quello che consegue la gestione del paese. Questo è un simbolo ormai, è una quercia, so che è stata ripiantata più volte, poi alla fine un fungo ha fatto morire la pianta ed è rimasto questo simbolo. Seconda cosa da vedere qua, anche se in realtà poi non è esattamente qua, è un murales che riproduce il quadro, un quadro famoso di Picasso, dove viene rappresentato il bombardamento aereo, che questa è purtroppo una triste storia nazista, ma in questo caso anche italiana, il bombardamento che i nazisti fecero su Guernica, un attacco che è stato fatto in accordo con il generale Francisco Franco per attaccare, diciamo, il popolo basco. Fecero questo bombardamento massiccio con ogni tipo di ordigno possibile, da bombe classiche a quelle incendiarie. Seguito di questo fu commissionato anche a Pablo Picasso un quadro che ricordasse questo evento. Ok, good. Check-in time until 10, ok. Abbiamo appena ricevuto una bella notizia, confermate il campeggio questa sera a Sopelana, che è un posto comodo anche per visitare Bilbao. Confermato, siamo a posto per le prossime 3 notti. Qualche minuto che siamo qua ad ammirare questo murales, che è ovviamente una copia del quadro originale di Picasso, che è esposto a Madrid. È stato commissionato a Pablo Picasso, sembra che per i primi mesi non toccò la sua tela, una tela di 27 metri quadri che portò a Parigi e da lì cominciò a realizzare questo dipinto. Per quanto mi riguarda, ripeto, è difficile riuscire a dare un'interpretazione se non dopo essermi un po' un attimo informato e capire come va letto. Il quadro va letto da destra verso sinistra e rappresenta proprio la violenza della guerra. Sì, ci sono alcuni elementi che sono distintivi, come la mamma con il grembo un bambino, un uomo a terra con nella mano destra una spada spezzata che potrebbe stare a significare l'inutilità della guerra, con in mano anche un fiore che rappresenta la speranza. Abbiamo il toro,
abbiamo un cavallo trafitto da una lancia che dovrebbe rappresentare un po' l'irruenza della guerra stessa. Insomma, un quadro molto, molto suggestivo, ovviamente rivisto, che rappresenta la guerra rivista dagli occhi di Pablo Picasso. Sembra anche che quando Hitler vide questo quadro disse a Picasso che cosa scena aveva disegnato, e lui rispose che questa cosa scena l'aveva realizzata lui. Quel bombardamento è stato proprio una cosa pazzesca, perché hanno sganciato come dalle 30 alle 40 tonnellate di bombe di ogni tipo, e quando la popolazione uscì dai rifugi, avvisati ovviamente dalle sirene dell'arrivo di questi aerei, si ritrovarono Guernica completamente distrutta. Sembra che l'85% del paese fosse stato raso al suolo. Particolare, ma molto toccante, che cosa può fare l'ignoranza umana. Credo che non sia facile interpretare un quadro di Picasso. Presumo che ogni particolare presente in questo quadro abbia un suo significato. No, sarebbe interessante approfondire tutti questi aspetti. Forse non ci rendiamo conto cosa vuol dire un bombardamento di quel tipo, e qua hanno messo delle immagini che rappresentano quello che è rimasto dopo il bombardamento. Dopo aver visitato Guernica, adesso ci fermiamo a mangiare in compagnia delle capre, là sotto, vista oceano. Mangiamo qualcosa e poi visitiamo Mundaka. Acqua fredda. Sì, acqua, ci abbiamo qua, finiamo quella delle borracce. Finiamo quella delle borracce. Ti è piaciuto il giro? Molto. Uno, vai, pieno, bravo. Due, occhio le mani. Aspetta, non troppo lungo, perché se non riesco a grattarlo. Oggi un pranzo leggero, insalata di ceci, pomodori, insalata. Basta, cominciamo così. E tonno, quindi molto molto leggero. Okay. E dopo il pranzo andiamo a fare un giretto a Mundaka. Dove vai, Dani? Si sono persi. Sì. Zac è parcheggiato qua sotto. E vediamo com'è questo paesino. Là in fondo si vede una bella spiaggia presa da mira dai surfisti. Infatti questo posto è molto bazzicato dai surfisti. E mi sa che la bassa e alta marea, quella spiaggia cambierà molto molto la sua dimensione. Direi che ci stiamo avvicinando a quello che è un po' il centro di Mundaka. Essendo il giorno prima di Ferragosto, c'è un po' di gente che sta mangiando e insomma è un po' più vivo. Come sempre non può mancare la bandiera basca. Se vediamo qua dei ragazzi che stanno giocando a uno dei giochi tipici dei Paesi Baschi, la pallavolo. Possono usare diversi tipi di racchette, anche se probabilmente non è il termine classico. Qua usano delle racchette da tennis, ma ci sono altre di forma anche di diverse che magari avete già visto, che proprio raccolgono la palla. Qua in Spagna piace molto bere per strada, chiacchierare, bersi qualcosa di veloce, fare due parole, poi magari cambiare anche bar. Dalla posizione in cui eravamo si vedevano innanzitutto un bel bracco di pesci proprio lì a due passi dalla bagnasciuga, lì con la bocca aperta fuori dall'acqua, che non so se catturavano qualche insetto. E nello stesso tempo si vedeva il mare che piano piano avanzava, perché ormai adesso siamo arrivati nella salita dell'alta marea, che da quello che ho capito cresce
e non di poco. Altra sosta a un antico faro del Capo Maci, non so come si dice, ma ve lo scrivo qua sotto, è un punto estremo dove si gode una vista spettacolare. Parte l'antenna. Questo è il faro. Questa è Patrizia. San Juan de Gazlaguz, una cosa del genere, lo scrivo sempre qua sotto, ovviamente non si sentirà niente, ci andremo dopo. Gazlaguz. Altra sosta della giornata a Gazlaguz, non so se lo pronuncio bene, adesso verrete, molti di voi probabilmente appassionati di della serie Trono di Spade l'avranno visto, perché mi hanno detto che hanno girato lì alcune diverse scene. Non è uno dei film che io ho visto, quindi non lo saprei dire, però così mi hanno detto. Bene, la nostra visita a San Juan de Gazlaguz, quindi come cavolo si dice, è già finita, nel senso che la prenotazione era solo online, ma lo sapevamo. Abbiamo visto che c'era posto a fine agosto, se non ai primi settembre addirittura. Però pensavamo che perlomeno un pezzo ti facessero scendere, e invece niente, nada. Negut. Adesso vediamo se riusciamo a godere qualche panorama. E se no poi andiamo direttamente in campeggio. Qua sotto si vede la chiesetta di San Juan, con tutta la sua camminata tipica per arrivare all'isolotto, perché la chiesa è su un isolotto. L'accesso alla San Juan è gratuito, quindi non si paga nulla, ma visto l'alto numero di affluenza di persone che ci sono, hanno deciso di fare l'accesso solo con prenotazione, e la prenotazione si può fare solo ed esclusivamente online, quindi portatevi avanti se volete visitare proprio sul posto la chiesetta. Però devo dire che anche da qua sopra si vede molto molto bene, e mi sa che con la vista su San Juan de Gazlaguz, quella cosa lì, non riuscirò mai a dirla. Vabbè, sulla vista di San Juan mi sa che concludiamo il nostro tour della giornata. Adesso ci rilassiamo un attimo qua e ci godiamo il panorama, e poi direzione campeggio, dove monteremo la tenda, ci sistemiamo, ci facciamo da mangiare, e poi domani visita di Bilbao. Eccoci arrivati al campeggio. DNI, passaporte, so identificar de todos. Allora, abbiamo preso posto al campeggio, adesso vi faccio vedere come ci siamo sistemati. Allora, noi ci siamo messi qua all'ingresso, già tirato fuori il tendalino, le nostre belle lucine, e queste sono le zanzariere fresche fresche, comode perché ti permettono di lasciare aperto e evitare l'intrusione di insetti.
mentre Piero e Daniela si sono messi qua. Vista quasi mare, eccoli qua, questa è la nostra posizione. Ho usato delle pietre per allinearmi. Mi sono allacciato alla corrente, dato che prevedo di stare fermo 3 giorni. Abbiamo messo i nostri fili. Stiamo già programmando il giro di domani mattina per Bilbao, cosa andare a vedere, in che ordine, eccetera, eccetera. E adesso mi sa che pensiamo alla pappa. Adesso vedremo il museo di Guggenheim dall'esterno. Ed ecco a voi il ponte colgante.